Ah, ciao a tutti, qua dietro di me è esploso l'armadio letteralmente. Madonna mia. Meno male, perché quando io ti ho contattato, ti ho scritto, ho detto io voglio fare la consulenza di stile perché volevo rifare l'armadio, però era talmente messo male che in realtà era meglio che prima facessi l'armadio, cosa che ho fatto, quindi l'avevo fatto proprio da poco quando ti ho scritto perché avevo tanta di quella roba inutile che tenevo perché mi piaceva, ma poi addosso mi stava una cacata. Ma è sempre così, eh? Comunque è difficile separarsi. Cioè, rifare l'armadio non è mai una cosa immediata, secondo me. Però io l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo, avevo, no, l'anno scorso, dopo, no, 2020, dopo il primo lockdown, avevo fatto già una cosa che mi aveva semplificato la vita. Avevo eliminato i colori che mi stanno di merda, perché già lì, eliminando almeno i colori proprio quelli che proprio no. Già vedevo che mi sembrava di avere più cose, pur Ma avendone io te ne meno. eri resa conto o no sui colori? Perché tu sei talmente tanto facile, secondo me, che insomma, in generale tu te ne eri resa conto dei colori che ti stavano bene oppure no? Mediamente sì, però io non mi vedevo malissimo, per esempio, con i colori scuri e caldi. Tipo il militare che mi stavi dicendo prima? Vabbè, Anche il, che ne so, il borgogna scuro, magari però il il borgogna ha un colore in comune, eh? Ci sono dei colori infatti, in comune. alla fine sì. Diverse stagioni, AP e IP confinano, sono proprio cugini, anzi fratelli in realtà, quindi hai un sacco Infatti, di comune. comunque non pensavo di fare chissà quale danno, ecco. Quindi diciamo che bene o No, male vabbè, esatto. non mi sono mai discostata particolarmente, tranne quando anni fa mi feci i capelli rossi. Ci penso. Mai più nella vita. Ma che Comunque, effetto era? Più troiaggio o non nasce su di te, per curiosità? non nage, dipende, ho avuto più tipi di rosso. C'è stato il rosso non nage e il rosso menopausa, come lo chiamo io. Ok, perché per come ti sta col fucsia della maglietta, senti diva, e ecco, adesso ho deciso di abbaiare, va bene. Diva, vieni qui. Vai, Allora, vedi diva, fai la diva, vedi, fatti vedere. esatto, prima ti ho fatta vedere, appena ho iniziato la cosa, ti ho fatta vedere quella sua bella codona, dicevo, no, beh, per come ti sta il fucsia, penso che non ci siano grossi dubbi sulla tua freddolitudine, chiamiamola così, per non dire freddezza. Ma infatti, allora, adesso iniziato così chiacchierando. Comunque, allora, Giusy mi aveva già detto anni fa, quando mi ha vista, vabbè, tu sei un IP. E mi sa che quella sera, tra l'altro, avevo un biker, che ecco, quello l'ho conservato perché mi piace un sacco, che è E un color ruggine un po' scuro. il vestito petrolio, quello me lo ricordo, quello di vellutino. Comunque, vabbè, mi avevi già detto, anche se non mi avevi fatto l'analisi, però diciamo che sono abbastanza facile, io non è che magari ho delle cose così peculiari, però era da un po' che mi solleticava l'idea di fare l'analisi di stile, perché diciamo che c'è una cosa che è vero che io ho sempre avuto la pancia, per cui sapevo di doverla camuffare. Spesso mi sento dire, ma tu sei bimagra, certo, se nascondo la pancia, ma dipende. Perché poi tra il nascondere la pancia e sembrare tozza, il confine No, così, allora, vabbè, poi perché spiegheremo il motivo per il discorso di Yin e Yang, però ognuno di noi, cioè ogni fisico ha i suoi punti dove accumula, cioè nel senso dove ingrassa e i suoi punti di forza, questo tutti. Quindi di solito c'è il ginoide che tu dicevi prima, androide e ginoide, no? Il fisico che, detto nel senso che per l'opinione comune è più femminile, quindi vita stretta e fianco che si allarga, ingrassa più sul fianco e quindi più sulla coscia, sul fianco, sul sedere, mentre chi mette più sulla pancia, mette più sulla parte alta, che è detto poi l'androide, anche se poi in realtà non mi piacciono molto questi termini perché poi alla fine si va a fare una sorta di, tra virgolette, discriminazione che secondo me non ha molto senso. Però è normale che ogni fisicità ingrassa, magari tu ingrassi dappertutto, però ingrassi soprattutto sulla pancia, quello anch'io tra l'altro, e mentre un'altra ragazza ingrassa soprattutto sul fianco e sulla coscia, quello è normale, cioè ogni fisico, a me fanno ridere quelli che dicono, ah, ma lei ingrassa solo lì, ma ogni fisico comunque si concentra in varie parti, c'è chi ingrassa dappertutto, però comunque magari tra l'altro nel suo dappertutto ingrassa soprattutto in una parte. Sì, ma infatti, adesso questa cosa ovviamente mi stuzzicava da un po' e avevo deciso di, insomma, cercare di valorizzarmi un po' di più, anche perché sto facendo un lavoro in palestra, anche sulla postura, e quindi ho detto, beh, facciamo, anche perché una cosa che ci tenevo a dire,
io dico a tutti, regalatevi una seduta di armocromia e stile, perché le due cose sono inscindibili, adesso lo faccio spiegare da lei, perché la fate una volta nella vita, una volta, fate questa spesa, e però cavolo, cioè poi fate, io già sono una veloce nello shopping, cioè io entro, tac, diretta, cioè già so le cose, ta, ta, ta. Ma quando poi sapete anche i capi che... Questo qua è dell'Ergine, sì. E quando sapete anche le cose che dovreste evitare, per quanto possibile, se poi vi piacciono, magari ci sono anche degli accorgimenti che si possono utilizzare, però ragazzi vi semplificate la vita in una maniera incredibile, a parte che veramente apri l'armadio, prendi due cose, le metti insieme e sei vestita senza stare a scervellarti delle ore, se sai già le cose che ti valorizzano. Quindi veramente, secondo me è uno dei migliori investimenti che potete fare, invece di buttare tanti soldi in cose che le comprate, tipo io, arrivo a casa e poi le compro perché mi piacciono e poi in realtà non so come abbinarle. E io tra l'altro devo imparare tanto ad abbinare, cioè non sono proprio... non sono bravissima in queste cose, ma non è mai stata una mia passione, cioè i trucchi sì, dai, su quello ci lavoriamo, perché secondo me adesso che comunque avrai un po' gli elementi per capire ti verrà anche più facile. Sì, infatti, no, infatti per quello, ma hai detto delle cose tipo quella del crop, adesso questo era un piccolo spoiler che mi ha detto, però io con un crop, una cosa sotto non ci avrei mai pensato, e invece quando mi sono vista ho detto cavolo, effettivamente non ci avrei mai pensato. Qual è la stratificazione, layering, cioè la tua tipologia che poi ti spieghiamo, ma proprio ruota sul concetto di layering e stratificazione, perché chi ingrassa nella parte alta, bisogna di movimentare il busto, quindi comunque bisogna dargli movimento, no? E col crop e con soprattutto la maglia lunga sotto, quindi crei due dimensioni diverse, gli vai a dare movimento. E quindi, tra l'altro, dobbiamo anche parlare delle frange che non ci ho parlato prima, poi vabbè, tanto ci risentiamo, ci devo anche spiegare il discorso frangia. Allora. Ecco, spiega perché intanto le due cose sono inscindibili, effettivamente. Cosa armocromia che... stile. Devo scrivere una domanda che mi ero scordata. Vai, vai. Spiega, spiega. Allora, io ti parlo del mio metodo, perché adesso armocromia, insomma, è diventata iperinflazionata, c'è stato il boom. Io, vabbè, la facevo prima quando era veramente fantascienza in Italia, il termine armocromia, quindi mi ricordo proprio il periodo più buio, perché quando parlavo di armocromia la gente mi diceva armo che, quindi sono ancora a quei livelli lì mentalmente, però in realtà si è diffusa e ora è molto conosciuta e va tanto di moda. Li ho voluti fondere perché per me l'armocromia da sola non basta, cioè nel senso, se noi parliamo di armocromia, parliamo del metodo storico, quindi comunque legato anche ai finish, sappiamo che ci sono due stagioni con dei finish matte e due stagioni con i finish più lucidi, perché è legato al croma, al concetto di saturazione. Quindi in quella chiave lì ci sono delle persone, per esempio tu non, ecco tu, che sei un inverno, dovresti stare molto bene col finish anche lucido. Oltre era che la matte. Domanda che mi ero dimenticata di farti, perché io adoro i gloss, sono 2 anni che uso solo gloss praticamente. Allora, a me piace quel gloss, però ti dico la verità, avendoci tu una percentuale Young, poi bisogna... Ora, volevo spiegare un po' il discorso perché io li ho voluti, cioè, io li ho voluti... Beh, allora, andiamo per parti. Li ho voluti fondere perché in realtà mi occupo anche di body shape, però in una maniera diversa rispetto alla classica body shape, che è la forma, cioè, triangolo invertito, triangolo, clesside, eccetera, eccetera. Ho visto che non mi bastava, perché ovviamente l'avevo studiata, la conosco, insomma, ai tempi, quando comunque in America feci proprio, ho studiato proprio l'armocromia, ovviamente avevo fatto anche la body shape. Lì però, per caso, ho conosciuto il sistema dello stile, perché mi ricordo che una ragazza me ne parlò e mi parlò del Kibbe, perché Kibbe è proprio Harry, no, aspetta, Harry Kibbe, non mi ricordo anche più come si chiama, vabbè, perché ormai non uso più Kibbe, quindi mi parlò di Metamorfosi, che era proprio il suo libro, e da lì mi sono appassionata al concetto di Yin e Yang, anche se in realtà io l'avevo già studiato per il discorso taoista di cui sono un po' fissata. Quindi, che cos'è, poi detto in soldoni? È in base alla fisicità, quindi Yang, verticalità, e Yin che è più femminile, cioè quindi vita stretta e più il fianco magari è marcato, vesti la persona.
l'autore di questo libro, Metamorphosis, che poi fu usato anche ad Hollywood, insomma, ci fu il boom negli anni Ottanta, è proprio Kibbe, questo che è proprio il suo cognome. Io ho letto il libro, l'ho studiato nel dettaglio. Mi piaceva a grandi linee, l'ho voluto attualizzare, non mi piaceva perché comunque tratta sul discorso delle varie etnie in una maniera che a me non piace, cioè troppo, non lo so, discriminante, inutile che stiamo qui a parlarne, non mi piaceva, però avevo proprio ampliato e studiato nello specifico il concetto di Yin e Yang. Da lì ho voluto fare altri studi proprio ad hoc su quello. E soprattutto anche una questione legata alla Ayurveda, insomma, mi sono messa a fare un po' di studi mirati e ho sviluppato il mio metodo e ho capito quanto una persona della stessa stagione, quindi magari facciamo conto che io e te siamo tutte e due, vabbè, io sono un autunno profondo e tu sei un inverno profondo, siamo tutte e due profonde. A me consigliano un finish mat, a te consigliano un finish mat, eppure a me stai in una maniera, a te stai in un'altra. E questo avviene sempre, cioè in tutti i miei gruppi, in tutte le mie consulenze. Succede sempre che due ragazze, due persone con gli stessi colori, la stessa stagione, reagiscono e finisce in maniera completamente diversa, ma anche ai tessuti, perché poi l'armocromia, sempre quella storica, ti consiglia anche i tessuti, quindi quello più matto, quello più lucido, eccetera, eccetera. E vedevo che non bastava da sola. Allora li ho voluti fondere. Li ho voluti fondere, mi sono presa 5 anni di tempo, mi sono presa 5 anni di tempo nel proprio sperimentarlo da più persone, fondendoli. E ho visto che funziona, funziona, ci sono proprio dei bei risultati, le persone si vedono comunque con poco, completamente cambiate, con i giusti vestiti, con i giusti colori, eccetera, eccetera, e anche tagli di capelli di cui poi parleremo. E ho sviluppato il mio metodo e da lì non mi schiodo da quello, anche se poi io sono una che mi piace molto studiare e molto capire vari meccanismi, quindi sto in evoluzione, Ma poi tu però. ci metti anche, secondo me, mi è sembrato di capire da quando ti conosco, cioè, Ormai da po'. anche l'empatia e quello che tu senti dall'altra persona, cioè il carattere, no? Un po' la personalità, cioè, Allora, hai aperto un discorso tra l'altro croce e delizia, perché sì, è vero, cioè, nel senso che per me l'immagine, a me piace l'immagine a 360 gradi, cioè a me piace vestire la persona nella sua interezza, la persona vuol dire anche la sua anima. Ora faccio un discorso un po' troppo ampio perché insomma entriamo in. Però anche il carattere, quindi se una ragazza si vede bene, nel senso per dirti con determinati colori, dirgli che quei colori non stanno bene, oggettivamente a volte è un trauma. Quindi magari bisogna non dirgli che gli stanno bene, perché se gli stanno male, quindi una persona deve essere comunque, è una professionista, deve essere professionale, deve comunque dire sempre la verità. Però magari trovare una chiave anche per farla sentire più sicura, perché comunque in quel momento se gli dici no, guarda, stai male con questi colori che lei ha tanto amato per tanti anni, la rendi comunque un po' insicura. Quindi bisogna, secondo me, trovare sempre la giusta chiave e vedere anche il carattere di quella persona, perché per dire tu che caschi bene, perché io ti vedo tanto rock, quindi caschi bene con lo Yang, si sposa perfettamente, però avviene invece, esatto, te proprio col tu sei una delle persone che il chiodo lo porti proprio, quello il chiodo Yang Yangissimo, lo porti veramente Ecco bene. perché vedete il chiodo qua, non perché stiamo. Esatto, però per esempio ci sono ragazze e magari anche di una stagione chiara, quindi le vedi con questi colori chiari, con bionde, con l'occhio azzurro, super femminile, super bamboline, che invece hanno un'anima rock e quindi magari dice di vestirsi con l'abito avvitato, svasato, quel tacchino, loro magari quel tacco, che l'ho detto tacchino sembra l'animale, però il tacco insomma in una certa maniera, o comunque il décolleté in una certa maniera, per loro è veramente un colpo al cuore, perché loro magari hanno proprio un'anima rock e devi comunque contestualizzare l'analisi e trovare la giusta via, la giusta, insomma, via di mezzo che riesce a contentare un po' tutto. Magari gli dai una pin-up particolare, gli vai a mettere magari gli arnest, gli vai a mettere tutta una serie di cose che magari le soddisfa di più e funziona magari su quella persona, capito? Perché poi sperimentando vedi che quel look funziona e lì poi capisci la giusta via. Anni fa provai a truccarmi e a ghindarmi tipo pin-up perché ero andata a Senigallia che c'è ogni anno il festival, no? Allora, non è che mi ci sentissi proprio dentro io in quella cosa No, là. non si vede proprio, cioè in Mi questo piace. no. È la classica cosa in cui che mi piace, ok, bellissimo, ci sono delle ragazze stupende con lo stile in pin-up, io no.
Io dovevo andare. Bello, lo stile bohemian, quello rock fatto, te l'ho detto, come anche lo stile di Kate Moss, lo vedo proprio tantissimo. Perché uno va a pensare che Kate Moss uguale Mauro, ma io ti parlo di quel stile perché lei in realtà è una grossa modaiola, lei ha fatto tendenza con i suoi look. E quello stile lì che è molto young, molto bohemian, su di te, secondo me, funziona tanto. Allora, posto che, vabbè, la diagnosi di IP, inverno profondo, già sì, è stato più che confermato, perché abbiamo citato per... Non avevo dubbi, insomma, dai. E invece come stile, quindi in definitiva, dovessi proprio darmi la definizione... Allora, lo stile tu hai una base drammatica che io ho cambiato, perché queste, cioè, ormai ho cambiato nomi, ma tra l'altro nomi sono anche... Non è che ho solo cambiato nomi, c'è tutta una, c'è tutto un discorso dietro con tessuti, con lunghette, quindi io l'ho chiamato comunque Power, Power Wild, cioè nel vecchio sistema sarebbe Dramatic Natural, quindi tu sei molto young, perché sono tutte e due componenti young, perché praticamente ci sono delle componenti in e delle componenti young. Di solito si fondono, ci sono, non è che, ci sono anche le pure, però si fondono le due percentuali. Lo young, sì, lo young, il power, il natural, che sarebbe il wild, sarebbe uno young più smussato. È molto più smussato rispetto al power che tu hai, ovvero il dramatic, che è molto più strong, però che ti dà il minimal, cioè che ti stanno bene dei capi molto lineari, molto minimal, dalle forme pulite, che rispettano la forma del tuo fisico. In questo però bisogna aggiungergli una parte un pochino più selvaggia che tu hai, quindi più country, più pelle, più di, ti dicevo, anche la pelle un po' più vissuta, più il biker, tutte le giacche di pelle, strappi, il chiodo. Gli strappi, che figata, io ce li ho proprio, mi piace. Guarda, infatti la prima cosa che ti ho detto, no, provami questo jeans con gli strappi ti stanno da Dio, tra l'altro tu sei una degli strappi quasi jeans. Sì, jeans, no, stai benissimo col jeans a sigaretta a strappi, anche con il bot cut, cioè quello un po' a zampa, e il palazzo non è male, infatti poi te li voglio mettere quelli perché ti stanno bene. Stavo pensando al jeans che tu riesci a portare anche il délavé, cioè questi jeans comunque chiari, che in realtà uno pensa che sono dei capi immortali che stanno bene a tutti, invece non è assolutamente vero. Quel jeans lì è proprio molto wild, molto natural, e tu lo porti veramente in una maniera divina, mi piace proprio tantissimo. E sopra dobbiamo lavorarci un po', perché tu poi tendi a nasconderti, come tutte le persone che si sentono un po' in difetto lì, allora tendono un po' a camuffarti, e non lo devi fare. Cioè, sai, non mi devi dare il volume lì, ma dobbiamo rispettare la forma fisica. Vai. Mi sono dimenticata di dirti, anche magari di farti vedere qualcosa, però vabbè, me l'avresti chiesto tu. Una cosa che negli ultimi 2 anni sto imparando, e mi ci vedo bene, sono i body. Il body dentro il pantalone, il jeans. Sai perché? Perché rispetta la verticalità. Bisogna dire quale body, perché poi c'è anche il body. Certo. Però il body a V verticale rispetta la verticalità che tu hai proprio spiccata, perché tu la tua base comunque è power, cioè drammatica, quindi comunque tu stai verticale, hai bisogno proprio di, in generale, di non interrompere la figura. La interrompiamo per dare movimento al busto, per un'altra questione, che è la codificazione e l'airing, però tu hai proprio bisogno di quello, e il body rispetta questo. Pensa che non li consideravo, perché nella mia testa la pancia poi si vedeva col body, in realtà... No, non è, cioè, dipende dal body, però effettivamente sì. In realtà anche nell'intimo lo potessi usare. Ti ho detto gli harness perché quelli sono super, super young, che poi adoro, però anche il body di pizzo tra le trasparenze. Sul pizzo non abbiamo parlato, ne parleremo poi, vabbè, tra di noi, perché poi ti volevo dire una cosa sul pizzo che in realtà è in, però qualcosina te lo volevo dare per via del viso, quindi poi quello ne riparliamo. Anche, sì, anche il pizzo mi piace, mi piace non conta niente. Pizzo, perché c'è il brodet, c'è il pizzo chantilly, cioè ci sono vari tipi di tipologie di pizzo, però un tipo di pizzo te lo volevo dare, poi vabbè ne parliamo dopo, ma... Ecco, in realtà il body con le trasparenze usalo anche come intimo, perché ti potrebbe stare molto bene. Mm-mm. E fai di su qualcuno, no? Sì, infatti. Ma ecco, adesso vabbè, mi hai detto cosa sono. Allora, normalmente chiariamo anche questa cosa. Si può fare online? Si può fare online. Sì. L'abbiamo fatto online tranquillamente. Ho messo sotto sopra un armadio, ma quello non è un problema. A me non piace fare lavorare con le foto. Questa cosa purtroppo, penso, tra l'altro, del mio social, non lo dico mai, mi hai fatto ricordare che è una cosa che dovrei dire. A me piace lavorare in videochiamata, non mi piace lavorare in videochiamata. Anche perché mi piace vedere proprio la persona, mi piace proprio vederla muoversi. Cioè, lo stile, per come lo faccio io, mi proprio piace vedere la persona, me la voglio proprio vedere a 360 gradi. Quindi la gestualità, come si muove, la
per esempio tendi sempre anche a chiudere. Sì. E infatti una scollatura che per te è perfetta, che è quella americana, quando mi si chiudi non mi piace, perché va a dare troppo, cioè, importanza alle spalle, quindi anche quello conta. Sì, infatti. Quindi appunto si può fare tranquillamente online. Tu di base stai a Roma, però ecco. Sì, io giro, cioè, adesso finalmente che in realtà io sono, fosse per me girerei sempre perché adoro girare, però sì, io sono di base a Roma, lo studio ce l'ho a Roma. E giro, adesso ho ripreso, finalmente dopo la pandemia, giravo molto di più, adesso vado a Milano tra 2 settimane. E poi comunque di solito Milano, Firenze e Bologna le faccio sempre come tappe. Dovrei tornare a Torino perché ho le ragazze che penso che tra un po' faranno proprio una petizione per Torino, e dovrei tornare anche a Napoli, che da un po' pure ne manco, e dovrei tornare in Sicilia. Eh sì, anche la Sicilia reclama. Perché io ho tante siciliane che mi seguono, essendo siciliana, quindi sicuramente non ti mancherebbero le persone che sicuramente ti verranno a cercare. Adoro, beh, i miei genitori erano tutti e due del sud, quindi effettivamente dovrei tornare. Quindi sì, ecco, si svolge così, l'abbiamo fatto tranquillamente da WhatsApp, praticamente, che si vedeva tranquillamente. Sì, basta che io vedo bene la figura, quindi comunque appoggi il cellulare oppure lo metti sul trespolino e... Ah, poi, infatti mi spostavo nel frattempo. Quello che succede dopo che avete fatto la consulenza, ecco cos'è? Ognuno ha il suo approccio, c'è chi ti dice quello sei così e ti abbandona, c'è chi ti segue, cioè quello è personale e tante colleghe hanno la loro strategia, insomma. Io, tra l'altro, vabbè, le mie follower lo sai che le adoro, quindi ci vado in rapporto quasi simbiotico, è diventata una che sto cercando di, insomma, anche un po' allontanarmi da questa, troppo forse chiamiamola, rapporto stretto che ho, quindi tendo un po' a seguire, cioè io sono una che tende a seguire. Ti do comunque le linee guida, quindi ti dico comunque vestiti in una certa maniera, ti dico tutto nel dettaglio, ti dico cosa, e tra l'altro io ho anche dei gruppi di quello, Esatto. dove... Sì, che pensa che di recente pensavo, ogni tanto penso di toglierlo, poi vedo che le persone creano amicizie tra di loro ed è troppo bello quello, quando comunque giro vedo che si sono create, poi vabbè, anche cose toccanti, quindi poi alla fine dico no, assolutamente no, però ho creato dei gruppi che tra l'altro cosa posta una natural come te dice, ragazzi, ho visto da Zara Esatto, sì, infatti. questa giacca, compratele, quindi comunque c'è l'hashtag wild, tutte sanno che quella giacca è così, quindi comunque è un grosso gruppo di supporto, Cavolo. è un po', la nostra è un po' una community, diciamo la verità. Bisogna anche qui specificare che questo non significa cannibalizzare la persona, perché ogni tanto ce l'ho avute queste cose, però mi piace proprio il fatto che c'è comunque una community dove c'è un supporto tra di noi, quindi questa cosa mi è... da che ogni tanto borbotto, poi dico no, vabbè, la tengo, è una cosa bella, sì. E quindi sì, dopo la consulenza io tendo, cioè per qualsiasi cosa le persone mi possono scrivere su WhatsApp, io comunque ci sono sempre, e poi tendo a dare grosse linee guida, di solito tutti si trovano bene, poi comunque ti ripeto, il fatto che c'è il gruppo dove uno posta e sa che quella cosa romantica è uscita da Zara, poi io vi do delle indicazioni, quello comunque tanto aiuta. Infatti, no, quindi vabbè, adesso semplicemente succede questo e poi una volta che hai delle linee guida, poi chiama, cioè, ci mancherebbe il gusto personale, cioè è imprescindibile quello, però cioè, ti semplifica la vita, secondo me, ma di tanto, perché allora a me è capitato di circa, quando è stato 2 mesi fa, di andare per la prima volta sul palco a fare la relatrice, volevo scomparire. La prima cosa che ho pensato in quel momento è io devo essere a mio agio nei vestiti in cui sto. Cioè, quello è stato il primo pensiero, perché io mi dovevo concentrare su quello che dovevo fare, non pensare, ah, mi si vede la pancia, ah, mi si vede questo, ah, devo stare dritta. Cioè, e questa cosa qua probabilmente mi ha fatto decidere, ho detto, adesso basta, devo fare sta cosa, perché avevo delle cose che non mi valorizzavano. Quindi quello è un esempio, però immaginate in generale, se già magari uno non è a suo agio perché ha, e adesso qua arriva una domanda che io già so la risposta. Se magari non mi sento a mio agio col mio fisico per dei difetti, valorizzarli, cioè valorizzare i pregi con un abbigliamento corretto di colori e di stile fa tanto, perché ti senti più a tuo agio, che non è nascondere come facevo io, ma valorizzare il resto. E qua vengo alla domanda che già ti avevo fatto l'altra durante il primo lockdown: ma cambia lo stile, la forma se ingrasso?
Assolutamente no. Allora, l'armocromia può cambiare con l'età, cioè si tende magari a essere, perdere un po' di croma, di saturazione, cioè croma e saturazione sono un sinonimo, e, ovvero intensità, quindi magari si può softizzare. Ma lo stile no, perché questa cosa, anche questo tormentone, se ingrasso sto, se dimagrisco sto meglio, no, lo stile è comunque la nostra forma fisica, quindi una persona che nasce young non è che se dimagrisce diventa in, ragazzi, magari ok, gli possono stare meglio dei capi che magari prima gli stavano stretti, ma insomma non è che cambia, cambia di la molto. Taglia, ma non cambia la forma, sì, del cambia la taglia ma non la forma. Calcola che comunque io ho avuto persone con gravi problemi, insomma, alimentari, sia di obesità ossia di anoressia, e non è che è cambiata molto. Addirittura le rivedo dopo, le confermo, questa ragazza fece la sleeve e gliel'ho confermata, ma Romantic era a 180 kg e Romantic è adesso a 60, non è che è cambiata tantissimo, quindi addirittura aveva la vita, cioè lei, ricordo, 180 kg aveva ancora la vita, ed era ancora molto stretta, quindi per dirti no. Sì, infatti, ma sì, ma io ne ho presenti, cioè mi vengono presenti persone che magari sono in forte sovrappeso e hanno una vita più segnata della mia, cioè come no? In un'altra forma, quindi no, sì, assolutamente. Sì, aveva la di vita come la mia, cioè voglio dire, questa cosa mi ha scioccato, dico, ma è possibile che questa veramente a 70 centimetri, cioè, nel senso, guarda, non era... Metti grasso sopra, metti in un'altra maniera, ma se tu sei fatta in quella maniera, se magari hai comunque uno scarto di tante taglie da sopra e sotto, te lo porti anche quando ingrassi, quindi non è che cambia, cambia la taglia, ma lo stile rimane quello. Sì, no, infatti, ma questo me l'avevi già chiarito, perché anche io avevo il dubbio, ma effettivamente poi pensandoci, cioè, ingrasso, sì, ma tanto sempre lì ingrasso, quindi non è che è lì il cambiamento. No, ma anche chi ingrassa dappertutto comunque non guarda, lo stile veramente non ho mai cambiato. Stavo riflettendo proprio l'altro giorno, di solito sai cos'è? Ecco, magari dal vivo, cioè o in video, poi tra in video e dal vivo puoi confermare o puoi dare qualcosa in più, perché magari vedi che mi capita un po' di modificare, ma magari modifico anche per una questione caratteriale, perché tante persone mi dicono, guarda, io lo so che sto da Dio con il pizzo e con i pua, però a me non piacciono, mi trovi una soluzione, allora magari vado a caricare un po' lo yang, vado a dargli altre cose, ma per una questione di comodità, quindi non è una questione poi prettamente di fisico, capisci? Sono due cose diverse. Discorso anche caratteriale poi. Allora, stavo riguardando su Instagram se nel frattempo c'erano state altre domande e ne ho trovata una adesso, Romina, che tra l'altro mi sa che è quella che si era fatta analizzare da te, che chiedeva Wintercool, che non so neanche cosa significhi sinceramente. Meno male che non ha messo Tinder prima. Può avere capelli color biondo platino? Una che conosca analizza con questi termini. Allora, mi viene in mente Malika Yan, che se non sbaglio è un inverno profondo, vero? Malika Yan è un inverno profondo, tra l'altro bellissima. Stavo riflettendo sul fatto che io me la ricordo, lei col capello scuro, l'avevo vista a un concerto col capello scuro ed è... Non so se gli avevo dato un confine, no? Inverno profondo, sì. È perché lei è ossigenata, cioè lei ha fatto sto biondo platino. Allora, bisogna comunque scindere dal discorso personaggio e tanti allora lei è una profonda, se la vedi col nero comunque in generale sta benissimo. Mi è capitato di vedere, cioè io questo giochino lo faccio, cioè soprattutto proprio l'altro giorno ne parlavo con una persona che lavora in politica, cioè il giochino di cambiare anche per quello che bisogna comunicare, magari il tono, sì, lo faccio con i viola, quelle cose mi piace farlo. Bisogna capire la persona, cioè nel senso, nel caso di Malika Yan è fredda, cioè la cosa che vai comunque a peggiorare è dargli comunque calore tipo rossa, fucsia, cioè tra fucsia ti parlo quando c'è il fragola dentro, non quando è fucsia freddo, e cioè, tipo insomma quando mettono quella roba tipo arancionina non mi piace, ma nel caso suo sì, con i capelli platino non è male, però a me lei profonda secondo me non ce n'è per nessuno, nel senso che certo, sta benissimo. Sì, no, ma infatti è proprio un discorso di personalità in quel caso, cioè se... bene che lei si mantiene fredda, cioè sì, lei infatti si è fatta anche grigia, cioè non è che si fa rossa o comunque colorare le cose varie, lei comunque si mantiene su fredda, non mi dispiace, no, però c'è da dire che lei comunque la accompagna pure con un beauty, con un make up particolare, cioè vedi che comunque lei è tutto studiato, non è che è messa proprio, dici, sai, mi faccio bionda e vado così.
Esatto. Allora, adesso parliamo di capelli, già che siamo in tema. Prima ti ho chiesto consiglio perché assolutamente voglio andarla a tagliare, anzi adesso appena chiudo con te prenoto. Allora, intanto vabbè, ti ho chiesto consiglio sul taglio, dare un po' di movimento, però tu mi consigliavi anche la lunghezza di farli un pochino... Io farei crescere perché guarda, è bello quel capello selvaggio. Tu, secondo me, ora sei in un periodo di evoluzione. Ti ho visto cambiatissima, ti ho visto veramente stata migliorata per tutti i motivi che ci siamo detti, ma si vedeva proprio, infatti ho detto, ma Ornella, mi è successo, sei proprio bella, ti faccio proprio i miei complimenti perché sei proprio diventata bella, non che prima non lo fossi, però ti vedo Grazie. serena. Quindi io li lascerei, io non andrei a tagliare, la francia invece te la farei e darei il volume, cioè li sistemerei con dei volumi, sì, la francia tiene la capelli. Aspettavo solo qualcuno che mi dicesse va. Puoi cambiare, visto che è un periodo di rinnovamento per te, io mi farei pure un nero blu, fossi in te. Allora, Sei... ecco, a proposito di colore, perché Vai. sono sempre stata tentata di fare qualcosa di pazzerello, ma non tipo tutta la chioma. È che No. non l'ho voluto fare solo perché è uno sbatti che poi devi mantenere, e cioè a un certo punto ti passa la cosa. Io adesso come colore di capelli, da un po' di tempo, sto facendo il 33/0 di Coleston, che è un castano intenso, bellissimo. Qua, non, lo vedi nero qua in video, ma al sole è un castano bellissimo, intenso. Non è nero. C'ha quel perché, cioè ha un Ma è qualcosa bello, mi piace su di te. che mi piace. Infatti, però ho trovato abbastanza la pace con questo colore qua. Però secondo te, se io dovessi fare delle sfumature, delle robe, non che non ecco, sfatiamo sto mito, che schiarire non illumina un cavolo. No, alle profonde gli fa l'effetto nonnage, con veramente, guarda, come non ci fosse un domani. Questa cosa io con i parrucchieri ogni tanto mi ci attacco di brutto, perché poi faccio i corsi di formazione anche a loro, ma assolutamente, perché c'è questa cosa, dopo gli anta vai a schiarirti, a una profonda la vai a schiarire, quindi vai a ledere la dominante, la fai subito nonna, ma subito. Quindi bisogna capire poi anche che profonda è, se è soft profonda, insomma bisogna capire tante cose, però tu assolutamente non schiarire. Io ti farei nero blu, cioè te blu secondo me spaccheresti. Il nero blu io l'ho portato per tanti anni, poi è che mi aveva un po' stufato, e Viola. poi sai cos'è? E poi sai qual è il problema? Che credo che noi inverno profondo la struccate, sembriamo un po' slavatine, cioè dobbiamo sempre fare qualcosa perché sennò sembriamo un po'. Adesso io sono struccata solo il mascara, però anche banalmente un po' di intensità solo all'attaccatura delle ciglia per non essere un pesce lesso, sembrare un pesce lesso, perché io in tutto ciò Però struccata stai proprio bene, ho il complimenti. tatuaggio. Io adesso ho il mascara, ma ho il tatuaggio infracigliare anche, che è stata la svolta, perché quella pochino di intensità all'occhio mi fa stare più a mio agio struccata, se no sembro malata struccata. Cioè, se mi faccio il bell'occhio intenso, io mi vedo molto meglio, però me lo posso fare manco tutti i giorni, nel senso che devo trovare un po' un equilibrio, Gira insomma. che torna. Allora, no, il discorso è questo. Di solito bisogna capire pure che grado si è, nel senso che c'è l'inverno profondo di grado chiaro come il tuo e quella di grado scuro come magari può essere una ragazza di colore, insomma. Ah, ecco, vedi, non so se conosci questo rossetto, che se lo Dai. trovo è di Questo è NARS. chiaro, quindi sei un po' per dire Biancaneve, no? Pelle chiara e capello scuro e occhio scuro. Poi un'altra cosa da dire. L'inverno profondo non può mai avere l'occhio chiaro, questa è una delle poche regole. Io non sono una molto fissata con le regole degli occhi, del capello, proprio perché l'ho studiata in America, sono un po' in questo che non mi piacciono molto le tabelle, gli schemi, però c'è una regola fondamentale, quella bisogna rispettarla sempre. L'inverno profondo non può avere l'occhio chiaro, cioè deve sempre avere l'occhio scuro. Quindi se si ha l'occhio chiaro c'è un altro tipo di inverno, ma non il profondo, e tu sei un'inverno profonda. Vabbè. Adesso che tu hai detto specificato chiaro, allora questo rossetto è American Woman di NARS, che è stupendo, bellissimo. Allora, ce l'ho io e ce l'ha una ragazza, Erika, del gruppo Telegram, che adesso si sentirà nominata, e questo colore qua, lo vedo anche abbastanza Bellissimo. fedele. Sì, bello. Quando io lo metto sulle Belberry. labbra, io lo scurisco un botto, cioè diventa più scuro. Davvero? Una ragazza del mio gruppo Telegram, che è un inverno profondo conclamato, cioè è palese pure lei che lo sia, poi magari per carità sfumature, ma su di lei rimane chiarissimo, ma chiarissimo. Quindi mi E fa che capire.
vita di te, probabilmente. Potrebbe essere, sì, effettivamente lei pure. Era il discorso che si cambia anche della stessa stagione, sono persone diverse. Ad esempio, io tra gli autunni profondi, sì, ho una bella profondità, però non sto bene con gli scuroni. Ho bisogno in generale di rossi belli accesi, addirittura ogni tanto porto pure i coralli, quindi in generale ho bisogno dei colori molto più accesi. Cioè, pensa che quando mi ha fatto vedere l'assetto studiato, ma siamo sicuri che è lo stesso. Allora abbiamo fatto la prova su un foglio di carta bianco mandandoci la foto con altri confronti ed era lo stesso rossetto. No, tu mi piace accesa in realtà, mi piace anche con quel rosa che porti, mi piace quel blu elettrico che avevamo visto. Allora, non sai, ci stavo riflettendo sul confine con l'assoluto, ovvero tra il totalmente freddo. Non lo sai perché la tua dominante è la profondità e si vede, però sei molto fredda. Quindi è normale che magari se ti dà un colore più neutro, più scurone, che magari posso dare a un inverno profondo di grado scuro, su di te risulta più scuro, normale. Quello non mi sembra eccessivamente scuro, però comunque... No, su di me, è proprio su di me che poi... Quando... Che ti tira così, questo me lo vado a comprare e me lo vado a studiare. È bellissimo. A parte che è un prodotto di una qualità che mi piace un sacco, proprio anche come rimane sulle labbra, è matte però rimane elastico, bello. No, invece l'ultima domanda, poi insomma, secondo me abbiamo già detto tanto, tanto comunque poi tutto il resto ovviamente riguarda me, quindi non guardate me pensando, ah ma secondo me guardando te io sono pure così, ragazzi, cioè veramente, non, l'autoanalisi non funziona, cioè veramente, però io vado in crisi totale quando mi abbronzo. Quando mi abbronzo io non so più come cazzo truccarmi e vestirmi, scusate la parola, come vestirmi e truccarmi, perché mi mette in crisi, a cominciare dal colore del fondotinta che vabbè... Perché certo... togli contrasto. Allora, l'inverno profondo è una stagione con alto contrasto, quindi hai bisogno di portare i colori chiari e scuri tra di loro. E tra l'altro tu sei parecchio fredda, quindi tu vai a sporcarti, tra virgolette, quindi dare calore, e vai a dare il discorso del abbassare i contrasti. Però qua subentra lo stile. Tu hai, comunque abbiamo detto, il natural wild, che in realtà invece proprio in generale, per proprio il discorso che io ho voluto fondere le due cose, perché ho notato che le natural stanno molto bene riscaldate, perché è proprio una tipologia che ricorda un po' la ragazza della porta accanto, è legata ai colori della terra, sa proprio effetto salute e effetto calore. Quindi le natural, le abbronzate stanno molto bene. Le natural quando sono autunni o primavera sono spaziali, però quando sono fredde c'è un po' questa cosa degli opposti, nel senso che non, no, stanno sempre bene, ma hanno sempre bisogno di colori magari diversi. Ora, nel tuo caso, non andrei a fare un'abbronzatura eccessiva, poi No, se no, ti ma viene non lo qualcosa. faccio. Non è che arrivo a livello, non mi piace neanche, sinceramente. Però ecco, sì, mi sono trovata in difficoltà, per cui quasi meglio struccata, che appena comincio a mettere qualcosa, vado un attimo. I rossetti non ne parliamo, cioè d'estate Ma rossetti perché proprio. li vai proprio a cambiare così tanto? Come? Ma perché i rossetti li cambi così tanto d'estate? Cioè nel senso li vai a... virano? Secondo Sì? me sì, secondo me sì. Ho notato sta Mandami un po' cosa. di foto. Mandami un po' di foto quest'estate, sono curiosa. Però, anzi, facciamoci una videochiamata quest'estate, veramente mi incuriosisce. Sì, Sì, allora... vabbè, posto che adesso faccio fatica a usare i rossetti da quando abbiamo smesso con le mascherine, eccetera, adesso è un trauma rimettere i rossetti, ma vabbè, quella è un'altra questione. Però effettivamente ho avuto sempre questa difficoltà d'estate, che appunto a meno che non mettessi un rossetto intenso, ma però non è che sempre uno si vuole mettere il Ma in rosso. senso di un bel rosso dei tuoi, Sì, cioè tipo un bel intendo, magenta, intendo sì. quel tipo di... Perché basta più contrasti, quindi comunque quel rossetto manco ti si vede, oppure sembri che c'hai tipo nude. Sì, ecco, però anche per dire che quando te vi abbronzate non è che cambiate stagione, è sempre quello rimane. No, assolutamente, non si cambia stagione, anche se magari le persone lo vorrebbero, ma no, rimane quello. E il discorso è un discorso proprio di stagione, con... per esempio, sai chi stanno molto bene abbronzate? Gli autunni assoluti, gli autunni soft profondi, perché hanno meno contrasto e quindi in generale le primavere, perché hanno, col, il fatto che hanno meno contrasto rispetto a un autunno profondo, all'inverno profondo, alle brillanti, allora è normale che d'estate stanno molto meglio, capito? Quindi ci sono stagioni che sono valorizzate, abbronzate, la tua, diciamo, non è tra quelle. Infatti, ma tanto a me non interessa, il sole invecchia, il minimo indispensabile, quello che di riflesso per forza se vado al mare, quindi non ci posso fare diversamente. Va bene, dai, io direi che abbiamo dato una bella infarinatura, perché io di stile non avevo mai parlato nel canale. Armocromia capitava di dare, di ogni tanto di dire qualcosa, anche solo quando magari ero vestita o
cercavo io stessa di valorizzarmi in quel senso, però adesso sono curiosa, adesso mi vado a studiare, poi quando mi darai le indicazioni di lingua ma... lo studio bene. E c'è stato pure tra i gruppi, tra l'altro, no, subito. Stavo dicendo, però lo stile che faccio io è completamente diverso, tra quello che magari ora per ora vedo che sta andando di moda anche lo stile Yin e Yang. È diverso perché io ho affinato un discorso proprio dei tessuti, proprio delle lunghezze in maniera tutta mia, quindi ho fatto proprio il mio metodo di cui sono tra l'altro abbastanza gelosa, quello uso, quindi è un pochino, cioè, premesso che è un po' diverso. Sì, no, io comunque ho sempre detto che per me, io ho sempre parlato di te quando si trattava di parlare di armocromia, quindi... Vabbè, tu sei di No. cuore, quindi no, lo volevo dire perché magari una persona dice, ah, Yin e Yang, carino, faccio il kibbe, no, io non faccio il kibbe, giusto perché proprio vorrei dissociare da questa cosa perché è diverso, cioè ora va di moda, uno va a dire romantic, lui gli ha dato dei tessuti diversi, quando secondo me le romantic non hanno solo quei tessuti, quindi in generale, capito, lo dico perché Vabbè, però c'è anche un discorso, anzi, mi stavo dimenticando di dire questa cosa, cioè, ci sono cose che puoi imparare, tante cose che puoi imparare, altre che ce l'hai o non ce l'hai. L'occhio è un po' come il naso per i profumi, come i sommelier che assaggiano i vini o altre cose, cioè l'occhio per i colori, quello o ce l'hai o non ce l'hai, non tutti distinguiamo le stesse... Ma si può imparare, perché io insegno tanto, vedo che si può comunque allenare, si può imparare. Diciamo che quando c'hai qualcosa dentro che hai voglia proprio di creare, voglia di sperimentare, ti piace la Quella pianta, appunto, quello lo devi avere. quello è un altro paio di maniche, per dire. Io sono sempre, a me piace sempre cambiare nel senso e perfezionare sempre di più, quindi sono sempre un po' un vulcano, la gente mi rimprovera su questo, per esempio ora che ho fatto l'astrocromia, gli archetipi, cioè sto sempre in evoluzione. Perché sono fatta così, quindi mi piace molto capire sempre a 360 gradi tutto, quindi quello poi è una cosa soggettiva. Però anche si può allenare, cioè, nel senso io vedo tanta gente che all'inizio pensavo, oddio, lei mi sa che non ce la fa perché proprio va a difficoltà con i colori che poi alla fine allenandosi sono diventate brave. Infatti, perché poi volevo arrivare al discorso che adesso fai anche i corsi, quindi Sì. mi faceva piacere. Guarda, quello è un grande amore, ti dico, ma poi io adoro insegnare, quindi quello è proprio una grande passione, un grande amore e mi sta dando tante soddisfazioni perché ho preso anche persone che lavorano all'estero, sono tanti allievi che lavorano all'estero e vedo come stanno, hanno fatto poi i social, poi perché calcola che io studiando in America di base c'è anche tutto il discorso di comunicazione di cui sono un po' affezionata a loro, quindi un po' li seguo anche tipo coach per vedere come comunicano. E mi piace proprio tanto, ce n'è una che ha fatto, secondo me sta facendo dei lavori molto belli, quindi io sono molto soddisfatta perché a me insegnare piace, quindi lo sapevo che andavo a finire lì, Quindi sono molto, quello sono molto contenta. Quindi se siete E vedo abbastanza... comunque. No, dicevo, se siete appassionati e volete imparare qualcosa, c'è anche questa Ma possibilità. quello poi, guarda, ti dico, proprio per il fatto, stavo vedendo proprio dai miei allievi, che chi magari pensavo in generale che poteva, per dire, ho detto, oddio, lei ha proprio difficoltà con i colori, a furia di allenarci insieme, dare esercizi, sono diventati bravi. Quindi bisogna avere comunque tanta passione, cioè bisogna farlo perché hai una passione, non perché, ah, non so che fare, allora lo faccio, quello sicuramente. No. Io, per esempio, Tutte le cose. quando mi era venuto il pallino, ma non per farlo come lavoro, proprio per imparare io, che mi ero comprata. Sì, tantissime persone lo fanno anche solo per come ah sì, ho Sì, che visto. mi ero comprata questo libro qua, che è in inglese, adesso posso provare a leggerlo magari. Però sì, cioè, comunque mi sono resa conto che veramente devi essere appassionato. Cioè, sì, ok, l'interesse personale sì, ma per farlo come lavoro sì, assolutamente. Tra l'altro il libro che hai è uno dei più belli, dice, sono anche molto raro. È Sì, ho bellissimo quel libro. visto che la prima pubblicazione è del 70. 79. Del Sì. Quel 79, cioè. libro è spaziale, uno dei migliori che c'è di armocromia. Me lo leggo, cerco di leggerlo e poi giuro che te lo regalo, visto che tanto non si può Grazie. Ma usare. io ora per trovarlo, ti giuro, non si quello non si trova tanto facilmente. Di solito si trovano quelli della Spillane, quello della Jackson, si trovano di più. Va bene, dai, allora vi lascio qua sotto ovviamente tutti i riferimenti dove potete contattare Giusy, cioè sul sito trovate già anche la possibilità di prenotare direttamente, ho visto, quindi c'è proprio infatti, quindi in realtà è comodissimo. E niente, io intanto ti ringrazio, ma adesso noi ci sentiamo diversamente.
spero che vi abbia intrattenuto, insomma, vi abbia interessato. Io adesso me lo studierò e poi magari piano piano, appena comincio a imparare meglio come, vi faccio vedere qualcosa. Se... Sì, dai, sono molto curiosa pure, perché secondo me tu impari velocemente. Sì. Io se mi ci metto, guarda, sono tremenda. Ma sei una vergine, ascendente. Sì, figurati. già ti ci vedo, guarda. Ti devo fare il tema Natale, ricordatelo. Sì. Io devo chiedere, perché io credo di essere, so di essere un leone come ascendente, però devo chiedere la sicurezza dell'orario di nascita a mia madre, che non sono sicurissima. È importante anche la luna e la posizione dei pianeti proprio nelle case, poi un giorno ne parleremo, perché sì. Sai, insomma, è quello pure un altro mondo. Perché poi c'è l'astrocromia, e quella è un'altra puntata, la prossima puntata. Quella sarà la prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao ragazze! Ciao!